Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in un nuovo incredibile video qui da M Tactical Shop. Oggi parliamo di batterie, non batterie qualsiasi, non batterie per i vostri sistemi di puntamento optoelettronici, non batterie per i vostri sistemi di puntamento laser e non, ma batterie per le vostre repliche da airsoft. Ne abbiamo parlato tanto negli ultimi anni, vi abbiamo spiegato perché le lipo sono ottime ma hanno dei grossi problemi, vi abbiamo parlato del perché le life sono ormai ultra, iper, mega da dimenticare, visto che è tecnologia dell'età della pietra praticamente, e vi abbiamo spiegato in maniera anche molto approfondita cosa vuol dire 7-4 volt, cosa vuol dire 11-1 volt, cosa sono i C, cosa vuol dire la capienza e tanto tanto altro. Oggi però non staremo qui a parlare, sciorinare una lista infinita del perché questa e quella funzionano meglio, ma parleremo di un altro, terzo tipo di batteria, ovvero le lion, ioni di litio, e perché sono il primo posto, se le lipo sono al secondo e le life sono al terzo, perché qualcuno ci deve finire sul terzo podio. Sigla che poi partiamo. Prima di addentrarci sul perché vi stiamo parlando di Lion e perché lo stiamo facendo solo adesso, quali sono i marchi migliori, come mai siano la tecnologia più avanzata che dovreste andare a sfruttare per le vostre repliche, c'è da dire una cosa importantissima. Se vi serve attrezzatura da airsoft, siano queste batterie, pallini, repliche, fondine o semplicemente vi serve attrezzatura tattica in generale, c'è un unico posto in cui dovreste andare a guardare. M Tactical Shop, ovviamente. Chi se non noi per consigliarvi quello che fa al caso vostro e darvi dei consigli da giocatori per giocatori. Questa è una batteria a ioni di... Grazie. Ioni di litio. Cosa vuol dire batteria ioni di litio e perché sono una tecnologia ultra avanzata che dovreste sfruttare per incrementare le vostre performance in campo. Le batterie lipo che utilizzate tutti quanti, non queste, sono polimeri di litio e hanno una serie di difettucci, e con difettucci intendo dire che rispetto a queste hanno dei problemi e delle limitazioni dal punto di vista delle performance che le Lion non hanno, e per spiegarvelo al meglio faremo una breve lista del perché queste batterie Lion, ioni di litio, sono superiori da ogni punto di vista e perché soprattutto ne parliamo adesso che Evolution ha buttato fuori questi modelli e non dovete più andare per forza su Titan con una serie di vantaggi nell'andare su Evolution e non su Titan, principalmente il prezzo folle delle batterie Titan. Primo punto importantissimo che è diventato meme nel corso degli anni, di cui vi abbiamo già parlato a profusione in passato e che fa ridere quando succede agli altri e fa piangere quando succede a voi. Le batterie lipo, come avrete sicuramente visto online con i 200.000 video che dimostrano la cosa, hanno un piccolo problemuccio, ovvero che possono prendere fuoco. Si dice esplodere, normalmente non è che esplodono, è che prendono proprio fuoco e poi esplodono, ovviamente. Questo è diventato meme per tutti quanti, soprattutto per chi ha magari una collezione di attrezzature in una stanza a casa, mette a caricare la batteria su un bel mobile di legno e a un certo punto le batterie lipo, per qualche motivo, cominciano a gonfiarsi, non sono state tenute come dovrebbero e prendono fuoco, danno fuoco al mobile e poi brucia l'intera casa o l'intera stanza o vi rovina dell'attrezzatura. Questo succede non con una frequenza esagerata, ma può succedere, soprattutto quando non siete abbastanza attenti a come le tenete, a come le caricate, a come le trattate, agli urti che queste batterie, sempre lipo, sottolineo, possono prendere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un problema che le batterie a ioni di litio, invece, chiameremo Lion d'ora in poi per semplicità e smetteremo di nominare le lipo perché altrimenti ci viene su un mappazzone gigantesco, comunque le batterie a ioni di litio Lion non hanno questo problema, e non hanno questo problema per un motivo molto semplice, che in generale rispetto alle batterie lipo non sono così soggette a tutti quei problemi e a tutte quelle accortezze che dovreste avere per tenere appunto le lipo in sicurezza. E sono tre i campi principali di cui parliamo. Uno, le batterie Lion non si gonfiano. A differenza delle lipo, che se
non caricate correttamente, se subiscono urti e il resto, non cominciano a fare il tipico effetto di puffing, ovvero vedete che la batteria rispetto alla forma normale comincia a gonfiarsi. Quello che vi si è sempre consigliato è che quando vedete che la batteria comincia a gonfiarsi, cacciatela via, perché vuol dire che qualcosa non sta più funzionando. Il secondo punto a favore sempre delle Lion è, sempre in merito a questa cosa, che sono meno soggette alla temperatura esterna. Questo vuol dire semplicemente che se le lipo con alte temperature o molto basse temperature tendono a performare maluccio, le batterie a ioni di litio questo problema non ce le hanno, quindi le Lion performano molto meglio a seconda della temperatura esterna, proprio per il sistema ioni di litio che permette all'energia di rimanere intrappolata qui dentro e poi dopo passare al sistema elettrico che state alimentando, nel nostro caso AEG. Terzo punto, le batterie lipo hanno un valore di C, che sostanzialmente è il picco e il continuo di energia che la batteria riesce a fornire al sistema elettrico che gliela sta richiedendo per funzionare, molto sensibile. E con sensibile intendo dire che se avete una batteria da 40C, facciamo un esempio normale, e avete montato magari una centralina o avete un sistema che richiede tanta energia perché lo state sforzando, perché lo avete modificato in determinati modi o bla 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 bla, e quella batteria può darvi solo X di energia, l'andate a rovinare. Quindi andate a chiedere più energia di quanta lei vi può dare, la mettete sotto stress, quella si gonfia. E cosa succede? Esattamente, torniamo al punto 1. Le batterie a ioni di litio questo problema non ce l'hanno, o meglio, hanno una soglia molto più alta e riescono a dare molta più energia molto più velocemente al sistema elettronico che state utilizzando in maniera molto più sicura, proprio per il sistema ioni di litio con il quale funzionano. Legandoci a quanta energia le batterie Lion riescono a fornire a un sistema elettrico che glielo richiede, abbiamo anche un altro punto molto importante, ovvero che le batterie Lion, a parità di volume, di dimensione con le lipo, riescono a fornire e riescono a trattenere al loro interno molta più energia, a parità di dimensione per l'appunto, rispetto alle lipo. Quindi in una batteria di queste dimensioni, a parità di dimensione con una batteria lipo, ci sta meno energia dentro. Questo non è un elemento da sottovalutare, perché una delle features più importanti di queste batterie è proprio che potete giocare molto più a lungo senza dovervi preoccupare di finire o terminare la batteria né di andarla a rovinare, ma questo è un punto che è un po' più avanti. Infatti uno dei motivi principali per cui tutti lodavano le Titan è che le attaccavano al proprio fucile anche in giocate molto lunghe, siano queste milsim o tornei o eventi particolari dove si deve giocare 2 o 3 giorni, non c'era la necessità di portarsi dietro 6, 7, 8, 9 batterie, perché con 2 di queste eravate pienamente a posto. Ricordiamo sempre però che dipende come giocate, se giocate ovviamente molto in singolo andrete a chiedere alla vostra batteria meno energia più o meno rispetto che giocare esclusivamente in raffica, e dipende anche se siete quei giocatori che svuotano pallini e continuano a fare raffica in ogni secondo della game, oppure come me tendete a far fuoco solamente quando siete sicuri di avere un bersaglio, lì ovviamente il vostro stile di gioco incide. Per darvi un metodo di paragone un pochino più consistente, tenete conto che una normale 7.4 di queste dimensioni, a parità di dimensione con una lipo, contiene al suo interno il doppio della capienza, quindi è il doppio nella metà della dimensione. Un altro punto che per me è importantissimo è la reattività. Se giocate a software da abbastanza tempo o vi siete appena connessi, saprete sicuramente che uno dei punti più importanti è far sì che la vostra replica spari molto velocemente. Questo non solo per la raffica ma anche per il singolo, ovvero il nostro obiettivo quando giochiamo è avere un delay, un tempo di ritardo da quando premiamo il grilletto a quando esce il pallino, il più irrisorio, il più piccolo, il più minimal possibile. L'obiettivo è premere il grilletto e far sparare la replica. Questo ovviamente non si ottiene esclusivamente tramite l'utilizzo di la batteria, quindi di una buona batteria, ma anche con tutti i sistemi interni, con la modifica del fucile, con i grilletti elettronici, con le centraline, ma anche utilizzando delle buone batterie. Motivo per cui ci sono batterie da 7.4 volte e 11.1, e la maggior parte di voi che giocano da tanto tempo hanno i propri fucili modificati per funzionare con batterie 11.1 volt. Più volt, più velocità. Quelli più scientifici di voi si staranno strappando i capelli, ma stiamo semplificando per spiegarlo un pochino a tutti. Il vantaggio quindi di utilizzare delle Lion è proprio che la velocità con cui la batteria riesce a fornire energia al sistema è maggiore rispetto che le lipo. Ultimi 2 punti importantissimi che faranno contenti la maggior parte di voi, perché lo so che tra di voi c'è un sacco di gente a cui sta sui coglioni dove star lì a gestire sugli ioni, gli sta sugli ioni. No, dicevo, la maggior parte di voi so che sta sulle balle dover star dietro la propria attrezzatura in maniera minuziosa.
scaricare gli OPAP, scaricare i caricatori perché sennò le molle si sfaldano e via discorrendo con tutto il resto. Una cosa che vi farà sicuramente contenti è che queste batterie hanno molte meno magagne rispetto alle lipo, come dicevamo all'inizio. Oltre a non subire le temperature, le botte non si gonfiano, hanno anche un sistema di ricarica e di scarica della batteria molto più sicuro e molto più duraturo. Mi spiego peggio. Punto 1. Se lasciate una di queste carica nell'armadio, perché magari estate e per 3 mesi non giocherete, avete molte meno preoccupazioni che lasciare una lipo ferma per 3 mesi. Cosa voglio dire? Che mantengono la carica, quindi voi non le utilizzate, lasciate un armadio ferme cariche, e la quantità di energia che loro vanno pian pianino a scaricare è irrisoria. Chiaro che dipende anche molto dalla qualità degli ioni che vengono utilizzati, dalla qualità del chi fa la batteria, però in generale perdono molta meno energia stando ferme rispetto alle lipo. Un altro punto che è a loro vantaggio è anche quanto vi dovete preoccupare di caricare e scaricare per l'appunto le batterie. Prendiamo una lipo normale. Se arrivate troppo vicino alla soglia di cutoff, quindi ad azzerare la sua batteria, o la lasciate in carica più di quello che lei ha bisogno per ricaricarsi completamente, o le chiedete dei C troppo alti, quindi chiedete troppa energia alla batteria, le celle all'interno della batteria si vanno a deteriorare. Questo cosa significa? Che se partite con una batteria che può tenere 100% di città al suo interno, man mano che la utilizzate in questo modo, pian pianino quella percentuale si deteriora, passerà a 90, poi 80 e via discorrendo. Sottolineo che queste sono cose che capitano a tutti e non sono azioni come prendere un martello e cominciare a picchiettare la batteria, ma sono cose che capita, voi state giocando, non è che potete sempre tenere sotto controllo il livello della batteria, o siete convinti di averla caricata, non l'avete fatto, insomma tutte quelle piccole cose che possono succedere quando giochiamo. Questo porta, come già detto, al deterioramento delle celle, e quindi inevitabilmente la batteria perde la sua capacità e la dovrete inevitabilmente andare a cambiare. Questa cosa con le Lion non succede, o meglio, succede molto molto meno, perché essendo più resistenti, benché quando si parla di elettricità si parla di resistenza, si crea del casino. Beh, questa era una battuta grande. In sostanza, se portassimo una di queste batterie Lion alla soglia di cutoff o le stressassimo veramente allo stesso modo di una lipo, avremmo molte meno probabilità di incombere negli stessi danni che avremmo con le lipo. Una Lion, per esempio, se la portiamo sotto la soglia di cutoff è molto più probabile che si riesca a resuscitarla rispetto che una lipo. Una cosa importante da dire è che le batterie Lion hanno la stessa soglia di cutoff, quindi carica minima che devono avere per funzionare, rispetto alle lipo. Una cosa importante però è che, a differenza delle lipo che d'inverno hanno una soglia di cutoff che si alza perché c'è ovviamente più freddo, queste non ce l'hanno, rimangono invariate, quindi ovviamente possiamo incombere in meno problematiche rispetto che con le lipo. Le differenze con le lipo si fermano qui, ovvero troviamo comunque delle batterie che hanno 7,4 volt o 11,1, troviamo sempre una batteria con gruppo singolo come questa che sta perfettamente all'interno di un tubo di un M4, troviamo comunque le 11,1 volt come questi che ha la stessa capienza, ma essendo una 11 più grande sta lo stesso, lo so che avete paura, ma ci sta lo stesso nel tubo dell'M4, ovviamente dovete tenere il calcio in posizione minimo 2 per farlo connettere, se lo premete di più non ci sta, però insomma, il problema non si pone perché volendo poi dopo avete anche quelle doppie che potete mettere all'interno del calcio crane. Quindi sempre 7,4 e 11,1 volt, sempre Tamiya e DINS. Consigliamo di utilizzare il DINS come fanno ormai tutti, queste vengono già col DINS. Se proprio volete si può sostituire con il Tamiya, cioè vi conviene cambiare l'attacco Tamiya sul fucile, però lì poi ci pensa il meccanico a dirvi e consigliarvi quello che deve essere. Quindi il funzionamento è lo stesso, ed è lo stesso anche il caricabatterie, perché, come avete visto, troviamo sempre lo stesso tipo di attacco per attaccarla al caricabatterie. Consiglierei, è una mia idea, di prendere un caricabatterie buono, magari che vi dia un paio di indicazioni in più su quello che state facendo, dove potete impostare il tipo di batteria che state caricando. Non è essenziale, però in generale dovreste farlo, perché migliora infinitamente il ciclo di vita delle vostre batterie, siano queste Lion o Lipo. Visto che vogliamo essere pienamente onesti e parlare sia dei lati positivi che dei lati negativi, c'è una cosa da dire. Il formato di queste batterie è un po' vincolante. Mi spiego. Come avete visto, tutte le batterie che vi ho fatto vedere hanno questa forma tubolare. Mettila a fuoco la forma tubolare della batteria, è importante. Eccola lì, bella. Non sono quelle al nickel, ci assomigliano a quelle al nickel, non lo sono. Quelle ce le siamo finalmente lasciate alle spalle da tempo. Come avete visto, sono grosse. Sono tubolari, la 11,1 è lunga
tanto così, ci sta lo stesso nel tubo del calcio. Io raramente, che sono abbastanza lungo, tengo il calcio completamente chiuso, è però un elemento da prendere in considerazione. Ci sono calci crane fatti benissimo che vanno a risolvere completamente questo problema e che comunque, se già usate fucili preparati, avete già l'abitudine di mettere delle batterie più grosse, più capienti, quindi torno a dire, è un problema secondario, però c'è. Hanno questa forma, sono grosse, sono ciccione, per l'appunto dovete essere un po' svegli sul come incastrarle. Quello che vogliamo che vi portaste a casa è che le prestazioni della replica cambiano in maniera abbastanza drastica e che, tirando le somme, rispetto alle lipo, queste sono una tecnologia che è una spanna più in alto. L'altro elemento che tendenzialmente veniva tirato fuori è che le batterie, per esempio della Titan, perché prima c'era la Titan che faceva della roba di qualità come questa, era che costassero un pozzo di soldi. Evolution ha buttato fuori queste batterie che sono di ottima qualità, sottolineo, e che costano praticamente uguali alle lipo, se non in alcuni casi anche un pochino meno. Quindi, morale della favola, non ci sono motivi per non provarle e utilizzarle, anche perché un altro elemento che sottolineo, perché tendiamo sempre a dirlo e ci danno anche addosso per questa cosa, vale la pena investire in qualcosa che dura di più rispetto che della roba che prendete poi dopo un anno la cacciate via. Questa non è una sorpresa per alcuni di voi, ovvero io ovviamente ho ampliato ancora di più il discorso, ma 80 di voi sapevano già di queste nuove batterie perché seguono il blog che abbiamo ovviamente da mtac.it. Lo trovate in fondo al sito e ci sono tutte le robe di ultima tendenza, dove potete anche condividere e darci la vostra opinione. Come sapete, ci fa piacere quando condividete la vostra opinione, fin tanto che è rispettosa e punta al dialogo. Grandi e pollicione per tutti quelli che sono rispettosi nei commenti da un sacco di tempo, tra l'altro. Dove sono gli haters? Li abbiamo distrutti. Quindi lo trovate ovviamente sul sito, andateci perché è un bel modo per condividere le vostre opinioni. Un altro modo per condividere le vostre opinioni, sapete cos'è? Andare sui nostri social, Instagram e TikTok e Facebook, ovviamente. Sono linkati qui sotto e fatelo, perché è importante. Trovate del contenuto extra, drippy. Ovviamente vi ricordo che c'è anche il mio canale privato, dove pubblico un po' di roba legata al contenuto tattico generale, che per i più infottati di voi è... drip, è tutto drip oggi, drippa. E basta, questo è quanto. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato, vi auguro di giocare a Soft Air questo weekend perché è importante, è uno sport stupendo, e come al solito, stay hungry!